Grazie Raffaele. Dico al capo di gabinetto del presidente della regione che o toglie quella cover o smette di registrare col telefonino. Che sia chiaro che su questo non facciamo scherzi, perché è una cover inguardabile. Allora, molto interrompo, non firmiamo, o leggo, metti in tasca il telefonino, non la firmiamo. Quindi i tifosi del Bologna sono d'accordo con me. In questo caso, in questo raro caso. Signor presidente, signor ministro, assessore, caro sindaco di Bologna, nonché sindaco della città metropolitana, caro Virginio, cara Irene, grazie per il vostro lavoro. Noi stiamo siglando un accordo importante. Lei ha preso un impegno sui tempi e adesso, siccome gli impegni li manteniamo, come ben sapete, in questa zona, vi rincorriamo se non fate in tempo ad aprire il cantiere entro il dicembre del 2017. Poi non lo facciamo perché poi si vota, lo facciamo perché siamo convinti della necessità di mantenere gli impegni presi con i cittadini. Siamo grati quindi a Società Autostrade per questo impegno che è stato preso. Oggi però, con la firma di questo accordo, si fa un passo in avanti molto importante. Perché? Perché si sistema un problema del passato che sembrava destinato a tenerci anni e anni, lo ha detto molto chiaramente Stefano, bloccati e fermi, e contemporaneamente si dà un messaggio all'intero paese. Io vorrei che voi, sindaci del Bolognese e non soltanto del Bolognese, foste consapevoli del vostro ruolo, che voi amministratori dell'Emilia Romagna foste pienamente responsabili rispetto a come il mondo esterno a Bologna vi guarda. Voi siete un punto di riferimento oggi assoluto, e l'Emilia Romagna è una di quelle regioni che deve prendere in mano il paese e aiutare tutto intero a uscire dalla situazione di crisi nella quale siamo stati troppo a lungo. È questa la vostra responsabilità per la storia che avete, per i valori che rappresentate, per la classe dirigente che esprimete, indipendentemente dal colore politico, e per la forza reale dell'economia che in questo momento vede l'Emilia Romagna come una delle regioni che trainano la ripresa. E allora ecco perché penso che la firma dell'accordo sia non soltanto il passante di mezzo, ormai sembra che lo chiamate così, no? Il passante di mezzo per trovare anche una soluzione alla vexata questione del tracciato, del percorso e compagnia bella. Il passante di mezzo diventa un elemento chiave, perché noi pensiamo che l'Italia debba ripartire con i consumi, sì, e stiamo cercando di far di tutto perché l'Italia riparta con i consumi. L'operazione degli 80 euro, ma anche, se ci pensate, il superammortamento del 140% per le imprese. Con Bonaccini qualche giorno fa ne parlavamo, sta funzionando, in particolar modo in Emilia Romagna, ma anche gli interventi per dare fiducia. Il fatto che sul sistema bancario stiamo finalmente trovando una soluzione che sia una soluzione definitiva ai problemi purtroppo non affrontati in passato, perché questa è la soluzione definitiva, va esattamente nella direzione di dare fiducia, di dare tranquillità ai cittadini. Accanto ai consumi e quindi alla serenità, alla tranquillità delle famiglie, c'è però la necessità che lo Stato, le regioni, i comuni possano essere messi nelle condizioni di investire. Non significa essere neo-keynesiani, non significa essere sostenitori del ruolo dello Stato nell'economia, significa essere banalmente persone di buon senso. Noi avevamo fino a qualche anno fa 40 miliardi di euro che spendevamo ogni anno sulle infrastrutture. Nel giro di qualche anno siamo passati a 20 miliardi. Si è dimezzato, è il taglio più grande e significativo che è stato fatto da un paese. Guardate quanto è quanto è cresciuto meno la spesa in Italia rispetto a tutti gli altri paesi negli ultimi 5 anni. Guardate come si è intervenuti, e lo sanno bene i sindaci e soprattutto gli assessori al bilancio, per cercare di ottemperare agli impegni che la nostra appartenenza all'Europa ci dava. È un risultato incredibile, ma ha prodotto un danno evidente: si è smesso di investire.
si è bloccata l'infrastrutturazione del paese. Poi, se volete, possiamo stare anni a discutere se alcuni progetti erano mastodontici e quindi non andavano bene, se alcune iniziative non erano quelle giuste, ognuno può avere una propria valutazione. Ma il dato di fatto è che negli ultimi 5 anni, 7 anni, siamo passati da 40 a 20 miliardi di infrastrutture. E questo ha prodotto non soltanto una crisi nella filiera produttiva, di cui alcuni segni si sono visti anche in Emilia-Romagna, minori rispetto ad altre realtà, ma comunque presenti anche in Emilia-Romagna, ma si sono viste anche e soprattutto in tutto ciò che è l'indotto. Anche perché, parliamoci chiaro, da ex sindaco a sindaco, a sindaci, ex e next, senza entrare nel merito, è evidente che se io devo tagliare qualcosa nel momento in cui mi arrivano meno risorse, cerco di non tagliare i servizi, perché siamo orgogliosi del livello di qualità dei servizi che esprimiamo, in particolar modo in alcune regioni. Questo però, gioco forza, ha portato anche le amministrazioni locali, c'è qui l'ex presidente dell'ANCI, a dover stringere il rubinetto su ciò che più provoca e produce crescita e miglioramento della situazione economica. Allora, perché il passante di mezzo diventa un simbolo? Perché l'opera si fa più veloce, si fa meno cara, e però si fa, perché è l'ora di finirla di un paese che di fronte ai problemi blocca le opere pubbliche. L'abbiamo visto su altre dinamiche nelle settimane scorse. Noi siamo molto orgogliosi del fatto che stiamo mettendo la faccia e tutto il resto per sbloccare le opere pubbliche. La variante di Valico, grazie al lavoro di Società Autostrade e dei suoi partner, è riuscita ad arrivare nei tempi che ci eravamo predefiniti. Sono in corso, così lo dico facendo anche ragione di una serie di battute che girano sui social, per le dichiarazioni di oggi, perché io e Del Rio oggi siamo ufficialmente fidanzati come ai vecchi tempi, siamo tornati a fare la coppia di fatto, perché siamo stati insieme stamattina per il codice degli appalti. Durante la conferenza stampa, quando abbiamo raccontato dei 3 tunnel che arrivano in Italia, che collegano l'Italia al resto d'Europa, c'è stata ironia, perché il Gottardo, è evidente che il Gottardo, l'inaugurazione è in Svizzera, ma è altrettanto evidente che sia la Torino-Lione, che il Gottardo con il collegamento, che la realtà del tunnel del Brennero, sono i 3 canali di collegamento all'Austria, alla Svizzera, alla Francia. Abbiamo in questo momento in ballo molte opere pubbliche da sbloccare a tutti i livelli, pubbliche e private in alcuni casi. Ha ragione Stefano quando dice che bisogna sbloccare Campo Galliano e la Cispadana. È evidente che sono 2 opere che nella riorganizzazione delle concessioni autostradali devono essere immediatamente sbloccate, ma c'è molto da fare, in particolar modo al sud. Il vostro modo di lavorare segna un punto di riferimento per tutti gli altri. E allora, molto rapidamente, a quelli che dicono che sbloccare le opere pubbliche e private è una sorta di fissazione di questo governo, rispondo pacatamente ma anche serenamente: sì, è una fissazione di questo governo. Perché se tu non sblocchi le opere pubbliche e private, questo paese è condannato a una recessione permanente. Perché non si è mai visto da nessuna parte al mondo un paese che va avanti senza investire nelle infrastrutture. Accanto a questo lavoro occorre, e lo sanno i sindaci, avere le risorse, che poi spesso sono semplicemente lo sblocco del patto di stabilità, per rimettere a posto i marciapiedi, perché poi tu fai grandi progetti, ma se ti cascano i cittadini nelle buche e se le tue strade sembrano campi da golf, chi ha fatto il sindaco sa che non si campa, non perché il cittadino cade nella buca, ma perché quando risale dalla buca viene a cercarti in comune. E non è che si fa grandi discorsi, io vedo tanti grandi discorsi, il futuro, le prossime amministrazioni, i prossimi cittadini. La prima cosa che chiede un cittadino è la qualità, è il decoro, è un modo corretto di vivere la quotidianità dentro il proprio habitat urbano. Accanto a questo, però, accanto a questo lavoro, c'è bisogno di dare il messaggio che l'Italia non si piega, non si ferma, non si lascia mettere lo stop.
l'Italia ha bisogno di ripartire, ha bisogno di ripartire anche sulle infrastrutture tradizionali e anche, perché no, su quelle tecnologiche, sulla banda larga, altro argomento del quale abbiamo discusso a lungo, nei progetti di rigenerazione urbana, nei progetti della città metropolitana, perché è fondamentale che la città metropolitana abbia la capacità progettuale più che quella burocratica, e Bologna può essere in questo senso ancora una volta un punto di riferimento. Cioè, se in altri termini noi concepiamo le città metropolitane semplicemente come le ex province con un po' di burocrazia, siamo finiti. Se invece facciamo della città metropolitana il luogo dove si progetta il futuro di un'area e di un'area vasta, siamo nelle condizioni di poter fare un servizio ai cittadini, e per noi poi per tutto il resto c'è la volontà di un governo di essere al fianco della regione, della città metropolitana e dei comuni in modo molto serio. Quindi Stefano, ricapitolando, su questa ci siamo presi l'impegno, lei ne è responsabile, no, non tutti insieme, lei ne è responsabile, adesso lei non sa cosa significa prendere un impegno, non di fronte al Presidente del Consiglio, non di fronte al Ministro, ma di fronte al Presidente di questa regione, che non è per niente insistente. Se per lei adesso per caso un solo giorno è in ritardo, io mi permetterò di dare il suo cellulare che è al Presidente della regione, che le farà sentire tutto il peso dell'affetto dell'Emilia Romagna per riuscire a mantenere la tempistica. Secondo punto, lo voglio dire qui, noi abbiamo un po' di inaugurazioni che sono pronte, l'abbiamo detto, abbiamo alcune realtà private anche, abbiamo messo la prima pietra della Philip Morris in zona qualche mese fa e credo che i lavori stiano procedendo bene, secondo me un po' prima di dicembre, settembre, quindi le informazioni del MISE in questi tre giorni sono anche a interim al MISE, quindi mi hanno dato informazioni che corrispondono a quelle di Andrea Rossi, come sapete su ste robe Rossi è la Cassazione, per cui va benissimo la tempistica di settembre. L'ospedale di Reggio Emilia a livello regionale, abbiamo qualche difficoltà che va affrontata, abbiamo molti investimenti che stiamo cercando di far partire, abbiamo fatto l'operazione importante Lamborghini, ma non dimentichiamo i problemi Maserati, su cui Bonaccini mi ha già richiamato all'ordine e giustamente cercheremo di dare una mano. Abbiamo affrontato del resto dalla Whirlpool, c'era ancora Vasco, a Gaggio Montano, alle questioni di Seiko Philips, tutte le crisi aziendali. Electrolux fu la prima che affrontammo, devo dire, con il consenso e con l'aiuto di tutti, anche sindacati, associazioni di categorie, riuscimmo a chiuderla bene. Quello che però ci manca adesso è, e finisco, lo stimolo, l'impegno e la responsabilità di prendere questo meraviglioso paese e portarlo fuori dalle sabbie mobili. In questo senso, lo dico al Rettore, è fondamentale il ruolo dell'Università di Bologna. Io ho girato molte università, ma sono partito da Bologna e non per un omaggio storico. Sono partito da Bologna perché Bologna è un punto di riferimento a livello accademico nel mondo e deve continuare ad esserlo. Sono stato a Stanford, a Georgetown, sono stato ad Harvard, sono stato a Santiago del Cile, sono stato a Buenos Aires, sono stato in Kenya, dove un gruppo di assassini a Garissa ha ucciso il futuro di alcuni giovani studenti universitari, perché i terroristi sanno scegliere con grande attenzione le loro realtà, i loro target. Sono stato in molte università nel mondo, a Berlino, a Parigi, per portare la voce dell'Italia, per raccontare che cosa intendiamo quando diciamo un euro alla sicurezza, un euro alla cultura, per ragionare di perché vogliamo un'Europa diversa sul settore degli investimenti, che sappia finalmente liberarsi dalla prigione dell'austerity, per ragionare di una prospettiva di sviluppo e di benessere. Sono partito da Bologna perché ritengo che questa città sia un punto di riferimento nel mondo su molti temi, e perché quando si dice che l'Italia ha molto da dire e da dare, lo si fa perché abbiamo la forza della nostra storia, ma anche la voglia di futuro. Ecco, per tutti questi motivi, e concludo, io vi chiedo una mano. Ci sono sindaci ovviamente di tutti i colori, persino a Bologna di tutti i colori, quindi figuratevi nel resto d'Italia. È fondamentale che tutti insieme, mettendoci il massimo, sì lo so, non siete tantissimi tutti i colori, lo so, ragazzi. Ho parlato col segretario del vostro partito, mi ha detto che insomma sono diversi quelli
che hanno una comune appartenenza. Però mi veniva bene, se adesso evitate. Che dovrei, non è che già c'ho Donnini, ha fatto il segretario fino all'altro ieri. L'ultima volta che ero venuto in Regione Emilia Romagna ero venuto a parlare con Vasco Errani, facevo il sindaco allora, ma non era propriamente una discussione istituzionale. Erano appena finite le primarie, diciamo, del 2012, quindi c'era un po' da discutere insieme e da ragionare. Volevo fare un discorso un po' più istituzionale, vi stavo dando un tono, i sindaci del PD me l'hanno immediatamente bloccato, però provo a chiudere esattamente su questo. Al di là delle battute, c'è un paese che ha bisogno, certo, di combattere tutto ciò che è spreco e corruzione. Il codice degli appalti, che all'inizio sarà ovviamente un problema di gestione, non ci giriamo intorno, ma è un qualcosa che passa da 662 articoli più 1500 commi dei regolamenti a 217 articoli, che lascia maggiore spazio con il principio delle soft law, della soft law. Quello che è cruciale è che l'Italia riparta dagli investimenti, che chi è forte sia solidale, perché in realtà come la nostra la forza è prendere per mano gli altri e portarli nel futuro, e che Bologna e la sua provincia possano essere punti di riferimento per la regione, che sicuramente collabora, ma anche per l'Europa e per il mondo intero. Bene, io ci credo fortemente. Il passante di mezzo è il modo che avete per dire che qui le cose si fanno rapide, ogni sguardo volutamente rivolto a sinistra non è casuale, si fanno per bene, si fanno combattendo gli sprechi e la corruzione, perché il nuovo codice degli appalti, semplificando, spiega una cosa semplice, che se vogliamo combattere la corruzione bisogna fare le cose semplici. Dove ci sono più regole complicate è più facile che si annidino fenomeni corruttivi. Dove c'è più semplicità e responsabilità è più semplice fare le cose. E perché tutto questo accada, io sono assolutamente certo che posso contare sul vostro contributo, che voi potete contare sul nostro contributo, che tutti insieme abbiamo dei tempi difficili davanti a noi, ma anche molto affascinanti, e che la Regione Emilia-Romagna nei prossimi anni avrà la grandissima opportunità dimostrare che l'Italia è il paese in cui le cose si fanno. Lo avete sempre mostrato. Adesso c'è bisogno di un di più di impegno in questo senso. L'Emilia Romagna mostri all'Italia che le cose si fanno presto, si fanno bene e si fanno anche con quel sorriso e con quella capacità di buon umore che caratterizza questa terra e che più in generale deve caratterizzare tutto il nostro paese. Di cuore in bocca al lupo, ci rivediamo per la prima pietra del passante nel dicembre 2017. Ci rivediamo all'ospedale di Reggio, mi sa che l'avete messo in un giorno in cui io ho il G7, ma tanto c'è del Rie. No, è già stato spostato il G7. Hanno spostato il G7. Con Bonaccini non c'è verso di sfangarla e di scamparla, non, ha già organizzato tutto, è riuscito a spostare l'ospedale di Reggio, ma avrebbe potuto spostare anche il G7, quindi non vi preoccupate, e ci rivediamo anche e soprattutto perché su tutte le singole questioni voi possiate sentire il governo al vostro fianco. È finito il tempo in cui il governo dei tecnici e dei burocrati considerava gli enti locali una controparte. Il governo dei sindaci vi considera come attori fondamentali dello sviluppo del paese. In bocca al lupo a tutti voi. Grazie Presidente. Prima di andare via c'è la firma. Quindi se il cerimoniale, ecco, io chiamo qui il sindaco metropolitano Virginio Merola, il consigliere delegato della città metropolitana Rele Priolo, il direttore di autostrade Roberto Tomasi. Ovviamente ringrazio anche Andrea Colombo, che non firma ma ha lavorato con noi giorno e notte. Se ecco, partiamo con la prima firma, che è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella persona di Graziano Del Rio. Grazie. Regione Emilia Romagna, il Presidente Stefano Bonaccini. Fanno anche gli scherzi dietro. Puoi immaginare chi è stato. Per la città metropolitana di Bologna, Irene Priolo.
Per il Comune di Bologna, Virginio Merola. E per la società Autostrade, il direttore Roberto Tomasi. Bene. Eh certo, cioè, se no non vale. È solo per i giornali perché non serve a niente. Questa però è una firmona, eh? Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Mi sa che devi rifarla, no? Farla. Lei deve pagare. E tutto ciò che è per dire.